Siamo giunti alle fasi finali, i quarti di questo Frankie Garage Futsal Cup 2017, il girone Open Stella Azzurra già decretato. Alcuni dei semifinalisti, si tratta del Pizza Luigi e del Torma Arancia. Ai match di questa sera decidere gli ultimi che parteciperanno alla fase successiva del torneo. In campo il Colosseum Aristobar Football in maglia bianca, campioni del girone 1 contro i quarti classificati del girone 2, il Vigor Perconti in maglia blaugrana. Attenzione a scaccia, Becchi riceve ancora, gli porta alla fine via il pallone, conclusione in porta, la prima vera parata della partita arriva da parte di Mazzuca sui piedi, il bolide dalla distanza di Damiano Fruste. Scaccia, c'è il gioco galante, la botta di Garelli, battuta in porta dello stesso numero 4, si tratta proprio di Frusteri che poco fa aveva sfiorato il gol dallo stesso calcio d'angolo, lo trova lui ribattendo in porta il tiro di Galante, 1-0 Vigor. Sciaralli riesce a colpire con il petto e a toccare per Costi all'indietro, ancora il numero 7, ancora i guantoni di Frusteri, attenzione non è finita De Cicco, lascia sfilare pallone. Coni portano via palla, loro possibilità per ripartenza velocissima ma non abbastanza. Sciaralli ha recuperato ancora con il mancino, serve sotto le gambe del povero Frusteri, alla fine ce la fa a cerchiare il gol dell'1-1 del Colosseum al 14° minuto. Covelluzzi di nuovo, pensa di andare da solo, il pallone rimbalza addosso, alla fine arriva il 2-1, azione che non finirà più sui piedi di Covelluzzi, alla fine scaccia di nuovo, sono ribattuta per il 2-1 del Vigor al 15° del primo tempo. Ecco Ugherani con il mancino, Ugherani riesce a servire il numero 9, il tocco con la punta delle dita di Frusteri ad impedire che il pallone finisca sotto la traversa, la palla è alta, il tiro lo ha provato, il provato Costi con nessuna delle due squadre. Dopo un minuto, attenzione, opportunità con elegantissimo, prezioso di cerchiare a liberare Costi per il gol del 2-2 che coglie completamente di sorpresa il Vigor Perconti, partita riaperta in avvio di secondo tempo. I calci di rigore che hanno già deciso la prima gara della serata, attenzione perché è chiamato Frusteri a metterci di nuovo tutto il corpo sul tocco a botta sicura di cerchiare. E di nuovo per la ripartenza del Vigor, bellissimo, c'è da solo scaccia, è servito invece il numero 9, lo mette sul tallone di Mazzuca che si supera qui in intervento su Capelluzzi, calcio d'angolo. No! Attenzione perché buca l'intervento Costi regala il pallone a scaccia che sotto le gambe di Mazzuca non riesce comunque ad inquadrare la porta. Apri, la prossima. Costi. Abbassa le mie. Becca, De Cicco, azione bellissima. De Cicco, una parata di puro istinto bellissima di Frusteri. Si superano entrambi i portieri, sono rimane 2-2. Galante con la punta per il colpo di testa all'indietro, non insiste ancora, alla fine c'è forse un fallo di carica, no ma che spettacolo, scaccia contro Mazzuca e Becchi, attenzione siamo sempre in avanti, lo spazio, la punta, Becchi ci prova, il pallone che colpisce la traversa non è entrato, la traversa e poi è uscito, allora si riparte dalla rimessa laterale, rallenta saggiamente l'azione Galante, attenzione, restituito di fatto il pallone, vanno a sbattere l'uno contro l'altro, ci mette il fisico Frusteri, una confusione madornale in difesa per il Vigor Perconti. Attenzione, il pallone è riconquistato, regalato, ci mette il piede, il De Cicco, un minuto dal termine, non poteva nulla Frusteri, ci ha provato una volta, poi a colpo sicuro il numero 10 per il 3-2 del Colosseum quando mancano 40 secondi al termine della gara. Sì, in maglia bianca, ecco qui il triplice fischio, il Colosseum in rimonta 3-2, si porta a vincere e sale in semifinale di questo Frankie Garage Open Stella Azzurra, uscita amara per il Vigor Perconti.